Bentrovati ad una nuova puntata di Belluno Economia. Una giornata di festa, l'occasione per celebrare con i tanti dipendenti, ma anche i rappresentanti del mondo istituzionale, il proprio percorso di crescita, nonché i risultati finora raggiunti. Così Clivet, la storica azienda feltrina operante nel settore della climatizzazione, ha dato il via il 14 ottobre scorso alla costruzione di un nuovo stabilimento che creerà 300 nuovi posti di lavoro in provincia. Vediamo quindi i dettagli di questa, come si è svolta questa giornata. Il nuovo stabilimento che stiamo costruendo è dedicato alla produzione di pompe di calore per il riscaldamento nel settore residenziale. Questo è il prodotto in cui in realtà venne fondata Clivet 34 anni fa. A quel tempo Bruno Bellò ebbe la visione che prima o poi tutte le case sarebbero state riscaldate in pompa di calore. Così nacque Clivet, proprio sulla produzione di pompe di calore di piccola e media potenza. Nel tempo è cresciuta molto velocemente, ampliando la propria gamma a tutti gli impianti di media e grossa potenza, ma siamo tornati a investire molto su questo prodotto negli ultimi 20 anni, quando l'Europa ha riconosciuto nella pompa di calore come generatore di fonti rinnovabili termiche. Il 14 ottobre a Villa Pajera si è scritta un'altra pagina di storia che va ad accrescere la vocazione fortemente industriale della provincia dolomitica. Clivet, storica azienda feltrina facente parte del gruppo Midea, operante nel settore della climatizzazione, con il posizionamento della prima pietra del suo nuovo stabilimento, ha dato il via ad un ulteriore progetto di ampliamento. L'attività di Clivet, da quando praticamente è stata fondata, da quando è stata posta la prima pietra nel 1988, è sempre cresciuta in maniera molto significativa, partendo nell'88 dai primi 4.500 metri quadri, arrivando nel 2007 a 50.000 ed avendo necessità adesso di sviluppare un altro stabilimento, un altro insediamento produttivo da 30.000 metri quadri. Quindi questa crescita praticamente è sempre stata molto significativa anche dal punto di vista industriale e non solo commerciale. Si è investito sempre parecchio in macchinari, in servizi e in crescita delle persone assunte dall'azienda. Il nuovo stabilimento sarà uno stabilimento innanzitutto progettato per la costruzione di pompe di calore per il settore residenziale. Queste pompe di calore saranno pompe di calore che utilizzeranno gas naturale, propano nello specifico, e lo stabilimento avrà una parte dedicata alle linee di assemblaggio e tutta un'altra parte dedicata alla costruzione dei componenti che serviranno per la costruzione della pompa di calore. L'obiettivo è quello di costruire la maggior parte dei componenti all'interno di questo stabilimento, utilizzando poi altra componentistica che viene acquisita soprattutto in Europa. Quindi avere un prodotto che avrà una componentistica principalmente europea e un'estetica che proprio rispetterà il nostro Made in Italy. Il primo passo è quello di arrivare a partire nel 2024 con la produzione sia dei componenti che delle pompe di calore. I numeri che stiamo progettando sono numeri che hanno l'ambizione di arrivare ai 300.000 pezzi prodotti e quindi è un numero molto importante. L'investimento che stiamo mettendo appunto su questo insediamento è dell'ordine di grandezza di 60 milioni di euro e quindi è un investimento molto importante. Un esempio di tessuto industriale virtuoso che ha fatto dell'attenzione all'ambiente, comfort a 360 gradi ed efficienza energetica le chiavi del proprio successo. Clivet oggi è una realtà in forte crescita, che si basa su più di 700 persone in Italia, in Europa e fuori dall'Europa. Quest'anno raggiungeremo i 240 milioni di fatturato, quasi il doppio rispetto a 6 anni fa, prevalentemente fatti in Europa, dove stiamo investendo molto nelle nostre filiali e aprendo anche nuove filiali come quella in Francia. Una realtà inoltre attenta al capitale umano, da sempre considerato uno degli elementi determinanti per raggiungere gli obiettivi di crescita. Se siamo arrivati qui è proprio perché abbiamo delle persone molto valide,
che lavorano da noi. Questo stabilimento avrà sicuramente un forte impatto occupazionale sul territorio, perché prevediamo l'inserimento di circa 300 persone tra fine 2023 e 2024, quindi sicuramente un impatto locale sia nel territorio feltrino, bellunese, ma dovremo espanderci anche probabilmente nelle zone limitrofe. Svariati benefit riservati ai dipendenti e alle loro famiglie. All'inizio dell'anno abbiamo siglato questo accordo integrativo che prevede sia un'erogazione di un bonus, di un premio ovviamente al raggiungimento dei risultati, però abbiamo puntato molto anche a migliorare, diciamo, la vita privata delle persone, tant'è che abbiamo aumentato il congedo parentale per i neopapà. Abbiamo istituito lo smart working di 2 giorni alla settimana, dopodiché abbiamo anche diamo la possibilità ai nostri dipendenti di utilizzare tanto il part time, specialmente in ambito produttivo. Abbiamo inserito i turni di lavoro di 6 ore, che sono molto apprezzati dalle donne, che riescono a bilanciare molto bene praticamente la vita privata con la vita lavorativa. E questo ci ha permesso anche di inserire in ambito produttivo appunto queste figure femminili che precedentemente non c'erano in azienda. Una società che nel tempo di strada ne ha fatta dunque tanta, dimostrando di voler continuare ad investire nel contesto locale. In un momento così difficile, ma non solo per la pandemia, per tutto quello che sta accadendo a livello globale, questa è veramente una dimostrazione di amore e di fiducia per il territorio. Numerose le autorità che hanno preso parte all'evento, sottolineando le positive ricadute di questa iniziativa per tutto il contesto dolomitico. La pompa di calore elimina le emissioni in atmosfera da qualsiasi punto di vista nei centri abitati, che è dove abbiamo il problema principale relativo alle emissioni di PM10 in tutto il bacino padano. Bacino padano che è caratterizzato da ricambio d'aria molto scarso e da una forte antropizzazione e densità di industrie. Quindi questo è un prodotto del futuro, soprattutto per quanto riguarda i nostri territori. E quindi vuol dire che Clivet ancora una volta si dimostra al passo con i tempi e sta facendo veramente transizione ecologica. Questa è una giornata storica per la Clivet, ma anche per l'intero territorio della provincia di Belluno, perché in un momento storico così difficile e delicato, vedere un'azienda che ancora investe per un nuovo stabilimento che darà posti di lavoro per circa 300 persone è un straordinario momento, penso, da condividere insieme, e un grazie da parte di tutta la provincia di Belluno per questo importantissimo intervento sul territorio che, ripeto, ha una grandissima prospettiva di crescita e di successo. Per quello che potrà creare sia come posti di lavoro che come indotto per tutto il territorio e per tutta la provincia, quindi un grazie sentito all'azienda, a tutto il gruppo, perché davvero per noi diventa un elemento fondamentale per il quale ci impegneremo tanto in sinergia con altri enti ed altre istituzioni. È tutto quindi per questa edizione di Belluno Economia. Noi ci ritroviamo la prossima settimana. Arrivederci!